Maurizio Ciaramitaro, a te che sei stato per antonomasia un combattente e la gente di Trapani per questo è rimasta legata a te, chiediamo di fare gli auguri per i 115 anni del Club Granata. Amico mio, grazie per avermi pensato, lo sai che ci tengo tanto al nostro Trapani Calcio, auguri di cuore, mi permetto di dire il nostro Trapani perché mi ha dato veramente tanto, grazie. Domanda velocissima, risposta altrettanto flash. È giusto tornare a giocare? Sì o no? E come finisce secondo te? Per quanto riguarda la ripartenza del calcio, io penso che sia una cosa che bisogna farla perché altrimenti rischia di saltare il banco. Il calcio mi sembra che è una delle 3-4 aziende più grosse che ci sono in Italia, perciò è giusto che con le dovute precauzioni il calcio possa ripartire. Ovviamente devono anche trovare degli accordi perché i giocatori e tutti quelli che lavorano sotto l'ambiente calcistico devono essere tutelati. Breve chiacchierata che finisce qui con Maurizio Ciaramitaro, ma prima ti voglio chiedere qual è il ricordo più bello che conservi con la maglia del Trapani. Poi, amico mio, che ti devo dire Fabio, quanti ricordi, il ricordo più bello di Trapani, ne ho talmente tanti, guarda che sto pensando probabilmente che il periodo più bello che ho avuto a Trapani è stata quella settimana prima di giocarci le finali, quello che si respirava in città e soprattutto gli ultimi giorni del ritorno, perché sapevamo che avevamo tutte le carte in regola per potercela fare. Per assurdo è stato uno dei periodi più belli che abbia vissuto a Trapani e poi è stato anche quello più brutto perché da somatizzare è stato veramente dura, perché sarebbe stato qualcosa di grandioso. Sarebbe stato qualcosa di grandioso. Grazie, un bacio a tutti e forza Trapani sempre, amico mio.